Prosegue la campagna vaccinale contro il coronavirus, uno spiraglio di luce in cui tutti ripongono fiducia per tornare a vivere in serenità, ma delle ombre su di essa persistono. Medici di base e non solo raccolgono quotidianamente le paure e le perplessità dei loro pazienti, tra queste la possibilità di raggiungere l'immunità di gregge. Attualmente non esiste nessuna vaccinazione al mondo che ha raggiunto una percentuale, una capacità di vaccinare il 95% della popolazione. Cioè non si riesce a raggiungere questa immunità di gregge, qualsiasi essa sia. Faccio l'esempio del vaccino antinfluenzale. Abbiamo raggiunto una percentuale che si aggira sul massimo 40%. E come si fa a immaginare una vaccinazione che deve essere di massa, dove ci si pone un obiettivo teorico del 95% per il coronavirus e non si coinvolge chi fa da anni, da decenni, una vaccinazione di massa tutti gli anni come quella dell'influenza? E mi riferisco ai medici di famiglia che anche questa volta sono in subordine, sono un po' dimenticati, come se noi non facciamo parte di un sistema sanitario nazionale. Non sono molto alte allora le aspettative sull'immunità di gregge del dottor Gaetano Bufano, presidente bitontino dei medici di base. Perciò, anche se la percentuale prevista del 95% non dovesse essere raggiunta, perlomeno si dovrebbe pensare ad accelerare la somministrazione delle dosi di vaccino. Per farlo sarebbe utile per il dottor Bufano coinvolgere proprio i medici di base, ma non solo. Devono essere definiti dall'autorità sanitaria dei criteri per poter proseguire al meglio la campagna vaccinale anti-Covid e dare a tutti delle risposte. Ma almeno la prima dose di vaccino va fatta, poi occorre vedere, fare un'analisi di che tipo di vaccino possiamo fare. Perché farlo in due dosi, quindi vuol dire raddoppiare i tempi, il personale, il tempo, gli strumenti di conservazione, la catena del freddo che non può essere conservata con questo tipo di vaccino, è difficile poi andare a portarlo in periferia. Quindi queste primule, queste isole, diciamo che sembra più da supermercato di prodotto, di vendita che di vaccinazione di massa, devono essere valutati quali vaccini possono essere portati in periferia e chiedere al personale che fa da una vita questa attività di dover somministrare a tutti, con un piano non teorico. Non si può fare un cronoprogramma dicendo che prima saranno vaccinati gli operatori sanitari, dopo gli ultraottantenni. Cioè tutt'oggi non sappiamo come saranno vaccinati, chi li vaccinerà, quando toccherà. Perché scrivere un programma, un cronoprogramma, è molto semplice.